Ma quale bene sì? Ma quale bene no? Ragazzi, qua ci vuole un ebbene. Io non posso credere a quello che cazzo sto creando. Bentornati e ben ritrovati in questo clamorosissimo, apocalittico e incredibile episodio della classifica folle del Gabon. Non siete pronti a quello che sto per farvi vedere, alla mia classifica aggiornata, seppur provvisoria, alla quinta giornata di Serie A. Vi chiedo due cose rapidissime da fare: lasciare mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella per supportare questa serie. Mi piacerebbe arrivare a 173.000 iscritti prima di pubblicare il prossimo episodio. Proviamo a raggiungere questo obiettivo. Approfittatene se siete in quel 45% di utenza che segue sempre i contenuti di questo canale, ma ancora non si è iscritta. Verificate. Se siete iscritti, attivate la campanella. Vi arriva sempre la notifica, così non vi perdete più i miei video e potreste aiutarmi a raggiungere, insomma, un obiettivo che per me è molto importante. Due canali di calcio e un canale extra calcio. Li lascio tutti in descrizione, come sempre compariranno qui durante il video. Vado rapidamente, ma prima fate anche voi la vostra assegnazione punti di questa giornata e mi piacerebbe vedere la vostra classifica folle aggiornata alla quinta giornata di Serie A. È la cosa che più mi incuriosisce. Decima, stava di ventesima, buonanotte. Decima posizione in classifica. Non me ne vogliate, ragazzi, ma è meritatissimo solo un punto in palio all'Inter. Dice per quale motivo? Perché dopo un 7-0, dice ogni partita è a sé, ok, ma dopo un 7-0 della Roma contro l'Empoli, Inter, che sta veramente facendo, sì, alla fine ha vinto lo stesso, che sta facendo cose importantissime, ma tutto mi aspettavo tranne che una vittoria solamente per 1-0. Motivo per cui per questo ho deciso di dare un punto all'Inter. Mi potevo aspettare un 2-0, un 3-0, un 4-0, un 5-0. E onestamente, ragazzi, non me l'aspettavo. Quindi, 10 punti, buonanotte. Un punto all'Inter alla decima posizione in classifica. Nona posizione in classifica, almeno qua vi metto meglio il logo della squadra. Due punti in palio, ho deciso di assegnarli al Milan. Dice perché solo due punti? Ragazzi, davanti ci stanno squadre che secondo me meritano di più, ma comunque vincere anche in questo caso solamente 1-0, per carità, contro un Verona che quest'anno sta facendo cose importanti, ma dal Milan mi potevo aspettare qualcosa in più, se ripenso alle prime del campionato derby escluso, alla fine anche in questo caso, per carità, è una vittoria, ma ribadisco, io mi aspettavo qualcosina in più per le forze in campo, per i tanti calciatori importanti che ha il Milan. Due punti in palio a loro. Ottava posizione in classifica e tre punti in palio, ho deciso di assegnarli all'Atalanta. Perché ragazzi, alla fine è un 2-0, un'Atalanta che più che altro continua a vedere un De Ketelaer, lo sapevo, ve l'avevo detto nel contenuto dedicato in cui ho parlato di De Ketelaer all'Atalanta, lo sapevo che all'Atalanta avrebbe trovato la sua giusta dimensione e avrebbe cominciato a fare il De Ketelaer. E sono contento onestamente per questo ragazzo, per questo calciatore che può dare ancora tantissimo, no? Gol annullato un fuorigioco, fa l'assist in occasione del gol di Lookman. Ragazzi, l'Atalanta quando gioca al calcio, per quanto poi il Cagliari, ragazzi, c'ha altri obiettivi, no? Però comunque qualche occasioncina il Cagliari se l'è ritagliata, ma ecco, sto 2-0, no? Contro il Cagliari mi ha fatto pensare di premiarli alla fine con i tre punti dell'ottava posizione. Settima posizione in classifica, i quattro punti in palio. Io ho deciso di assegnarli alla Fiorentina. Discorso simile all'Atalanta. Ho dato il punticino in più perché la Fiorentina giocava in trasferta, no? Fatiche europee. Comunque l'Udinese, ragazzi, è una squadra che poteva rivelarsi ostica. Dico poteva perché poi alla fine si è rivelata minimamente ostica, no? Luca che se magna, cioè ragazzi, ce l'ho al fantacalcio, insomma situazioni molto molto particolari. Udinese che comunque crea una buona mole di occasioni da rete, guardo anche il dato statistico, 20 tiri totali, 8 nello specchio. A Fiorentina con 6 tiri totali e 2 in porta, ragazzi, fa 2 gol. Anche il cinismo fa la differenza in queste partite. E complimenti alla Fiorentina, regà, perché la Fiorentina delle fatiche europee in trasferta mi potevo aspettare anche una sconfitta tranquillamente conoscendoli, quindi 4 punti a loro. Sesta posizione in classifica, 5 punti in palio, io li do al Torino. Dice per un pareggio, sì ragazzi, sono onesto, perché poi ripenso in maniera più a freddo, no? A quella che è stata la partita del Torino, io non voglio togliere meriti a questo Torino, qualcuno non ha ben capito quello che è il mio ragionamento, no? Guardando tutte le altre partite, tu sei l'ultima squadra a giocare, con Lukaku e Dybala in campo, tu c'avevi una grossa, una ghiotta opportunità. Sto Torino, ragazzi, a tratti, durante tutte le stagioni, compresa questa, comunque no, dimostra di avere dei passaggi a vuoto, per quello dico, si può, si deve approfittare. Non ci sei riuscito perché ovviamente il Torino è stato sicuramente all'altezza, ci ha messo in difficoltà, ma è proprio per questo
questo motivo che ho deciso di dargli 5 punti in palio, perché non volevo togliergli i meriti di una prestazione comunque importante, ragazzi. E alla fine il pareggio fa male, perché arriva a partita praticamente quasi terminata. Avremmo potuto evitarlo, perché poi là entrano in ballo delle disattenzioni gravi dal punto di vista difensivo, ma mi sento di dire che il pareggio è il risultato più giusto, e guardando appunto le forze in campo, insomma, la Roma poteva avere quel qualcosa in più. Complimenti al Torino, 5 punti meritatissimi. Quinta posizione in classifica, 6 punti in palio. Io ho deciso di assegnarli al Monza. Dice, ammazza, al Monza per un pareggio gli vai a dare addirittura 6 punti. È pur sempre, ragazzi, contro la squadra che l'anno scorso è arrivata seconda in classifica. È pur sempre contro una squadra che era passata in vantaggio sul calcio di rigore con Ciro Immobile. La prestazione del Monza è stata particolarmente all'altezza. Gagliardini, ve l'avevo suggerito anche nel contenuto della preview della Serie A, no? A bocce ferme, e l'ho pubblicato proprio su sto canale, se non ricordo male. È stata veramente una bellissima prestazione. Poi guardo il dato statistico, ragazzi. Praticamente il Monza ha tirato il doppio della Lazio, 16 tiri contro 8, la Lazio continua nello specchio, il calcio di rigore segna il gol e il Monza fa 4 tiri, prove delle che ha fatto qualche parata importante, ai punti probabilmente il Monza meritava la vittoria, per questo ho deciso di assegnargli i 6 punti in palio. Quarta posizione in classifica, sto Lecce, ragazzi, non smette di stupire, per quanto poi la partita è stata indirizzata, no, dall'espulsione al 36esimo di un calciatore del Genoa, che poi ovviamente, ragazzi, ti va a togliere, però devi comunque portare a casa la partita, devi passare in vantaggio, la devi chiudere e la devi vincere. Il Lecce ci è riuscito, nella classifica reale sta volando letteralmente, nella classifica folle ancor meglio, mi permetto di dire, e adesso capirete perché. Ma i 7 punti del Lecce non è che sono strameritati, di più. Terza posizione in classifica, gradino più basso del podio, ragazzi, dobbiamo parlare del Frosinone. Anche questo Frosinone alla fine è in pareggio con la Salernitana, Passano loro in vantaggio ed è la Salernitana a pareggiare i conti. Però è anche un discorso di continuità. Una squadra che tutti, io compreso, Fabio compreso, ai nastri di partenza davamo per spacciata. La davamo come probabilmente la peggiore squadra di Serie A, perché l'abbiamo tutti pronosticata ultima della classe. Tutti abbiamo detto c'ha qualcosa in meno rispetto a tutte le altre. E continua questo processo di continuità. Il Frosinone ha perso solo col Napoli, ragazzi. E poi imbattuti. Non aggiungo altro, 8 punti meritatissimi per una Salernitana, ragazzi, che comunque sta in Serie A da più tempo e avrebbe dovuto approfittare, no, del fattore esperienza, cosa che non ha fatto. Seconda posizione in classifica, io i 9 punti li do al Bologna. Ragazzi, dice 0-0 col Napoli, il Napoli ha creato, Osimhen ha sbagliato rigore. Ragazzi, per quanto Bologna non ha fatto una bella partita, soprattutto nel primo tempo non ha fatto manco un tiro nello specchio, ma è il risultato finale che va considerato, è anche quello che conta. Tu comunque hai fermato i campioni d'Italia in carica, che stanno passando un periodo, no, e questo nessuno lo mette in dubbio. Il Napoli non può continuare in maniera così negativa, però regà, mentre mi risale il polpettone, complimenti a questo Bologna che alla fine si porta a casa sto punto per loro comunque importante in ottica classifica, che dà morale, perché fermi una squadra importante. Quindi meritatissimi 9 punti, e al Sassuolo devo dare 10 punti, ma non c'erano assolutamente dubbi, no? Se mi conoscete, se conoscete questo format, come posso non dare 10 punti al Sassuolo? Battono la Juventus 4-2. Juventus che ha fatto un sacco di macelli, un sacco di danni tra Szczesny e Gatti, ragazzi miei, veramente inguardabili a sto giro, soprattutto Szczesny, poi calciatore che ha sempre dato affidabilità, non ci ha mai avuto, no, così tante incertezze, però significa che anche lui è umano. Ma sto Sassuolo veramente, ragazzi, sta viaggiando ad una lunghezza d'onda, cioè incredibile, 4 per rispetto alla Juventus, che ovviamente i 4 gol che hanno rifilato ai bianconeri, quindi 10 punti per loro. Punto bonus questa settimana io lo assegno all'Empoli, perché dopo aver preso 7 gol, per quanto hai cambiato allenatore, torna Andrea Zoli, una situazione in altra, ma non era facile giocarsela coi campioni, coi campioni d'Italia in carica, con i potenziali campioni d'Italia della prossima, di questa stagione, guardando perlomeno l'attuale andamento, no? Perdono solamente 1-10, ammazza, appena sconfitta, io voglio dal punticino bonus, perdono solamente 1-0, ragazzi, per me non hanno fatto una cattiva prestazione, ecco, mettiamola così, nel loro piccolo sono riusciti a rimettersi in carreggiata dal punto di vista psicologico nonostante la sconfitta, il punticino secondo me se lo meritano, e il malus, ragazzi, lo devo dare alla Juventus, perché veramente hanno fatto del tutto per perdere questa partita, secondo me, cioè si sono ammutinati tra virgolette involontariamente, però
hanno fatto veramente malissimo, cioè per quanto poi avevano riagguantato il pareggio sul punteggio di 1-1, ma poi ragazzi veramente la Juventus disastrosa sotto ogni punto di vista. Aggiorniamo la classifica ed è la cosa più clamorosa in assoluto che vedrete oggi, perché primo c'è il Frosinone. Ragazzi, il Frosinone è primo a 31 punti nella mia personale classifica folle, ma secondo c'è Lecce a 28. Ma vi state rendendo conto di che cosa stiamo parlando? Inter terza a 25, quarto Milan a 23, quinto Genoa a 21, cioè le neopromosse stanno tutte in posizioni altissime di classifica, altissime. Frosinone e Lecce le migliori posizioni possibili. Verona sesto a 18, settimo Bologna a 17, scusatemi, a saliva. Ottavo Sassuolo a 15, nona Juventus a 15, decima Fiorentina a 14, undicesimo Cagliari a 12, dodicesima Atalanta a 12, tredicesimo Torino a 10, quattordicesimo Monza a 8, quindicesima Salernitana a 8, sedicesima Lazio a 7, diciassettesima Roma a 5, Napoli in zona retrocessione, insieme alla Roma appaiate in realtà, quindi diciottesimo Napoli a 5, Empoli un punto, diciannovesimi in classifica e l'Udinese è ferma ancora a 0 punti. Questo è quanto, ragazzi, io vi ringrazio per la visione di questo contenuto e come sempre vi do appuntamento alla prossima con un nuovo video.